Cari amici, buongiorno. Come avevo già promesso l'altra volta, oggi sono qua a presentarvi una bella cartuccia per il fagiano da utilizzare nel periodo estivo. Essendo periodo estivo, ho scelto anche in questa occasione una cartuccia un po' più tradizionale con bossolo in cartone. Eccolo qui. E utilizzerò una polvere altrettanto classica e ottima che è la IK6. Io utilizzerò la nuova, potete utilizzare anche la vecchia, i dosaggi non cambiano. Questa cartuccia, come specificavo, è specifica per il fagiano, quindi potete utilizzare il piombo dal 7 al 6. In 1270-616 potete caricare le K6 in dose di 1,80x34. Coppetta bianca e non quella verde perché stiamo utilizzando dei bossoli in cartone nuovi e la borra in feltro 19, anche questa è la Diana. Il tutto chiuso in orlotondo a 65 mm, quindi cartuccia classica ma sicuramente molto efficace. Piombo dal 6 al 5 trattandosi di fagiano. Ok, a questo punto direi che possiamo vedere come si prepara. Anche qua la preparazione è abbastanza semplice. Dovete ricordarvi, come dicevo, che si usa una coppetta della Guarandi bianca e non verde, perché questi bossoli in cartone moderni, bene o male, hanno lo stesso spessore di quelli di plastica. Guardate un po' la differenza con un bossolo antico. Come potete vedere, a destra quello moderno, a sinistra quello antico, alla mia destra ovviamente. Chiaramente lo spessore è quasi la metà del bossolo moderno e quindi lo spazio interno del bossolo sarà uguale a quello di un bossolo di plastica. Ok, per prima cosa quindi andiamo a pesare la nostra polvere. Cara fantastica K6, purtroppo oramai è difficile da reperire, ma per chi ce l'ha ancora da prima o per chi è riuscito a reperirla, guardate, è per me una delle migliori polveri in assoluto. E allora 1,80. Gli amici che ne hanno piccole quantità se la centellinano proprio per le grandi occasioni. Io penso che oramai polveri buone ce ne sono tante, ma io sono un amante del passato, delle borre antiche, delle polveri e delle grandi cose del passato, e quindi non posso non essere un estimatore dell'IK6, che ha fatto veramente la storia della caccia per tanto tempo. È stata una delle polveri più ambite e migliori in assoluto. Costanza, efficacia, tutto. Ok, inseriamo, vediamo come entra bene bene questa borra qua. La portiamo a contatto con la coppetta. E a questo punto possiamo pesare i nostri 34 grammi di palline. Assolutamente sì. Ho andato un po' oltre. Perfetto, mettiamola così. Possiamo versare il piombo. Bene bene e mettiamo il cartoncino di chiusura, lo mettiamo bene in piano in modo che l'orlatura venga bella sistemata a 65. Ecco qua il risultato. Per l'orlatura utilizzerò il mio solito orlatore con una bobina T della Cortini e Pessotti, che è specifica per la tonda. In effetti è specifica per la tonda di plastica, ma ho visto che viene molto bene anche quella con il cartone moderno. Ok, passiamo direttamente all'orlatore. Perfetto, l'orlatura è venuta molto bene, come potete vedere. La cartuccia è perfetta, non ci sono movimenti. Questa è la cartuccia pronta. Chiudiamo
Chiusa a 65 e pronta per essere sparata. Non ci resta che andarla a provare sui fagiani, se abbiamo la possibilità di farlo. Oh, la destiniamo a qualcos'altro, sicuramente per la caccia col cane da ferma. Ok, ragazzi, un grande saluto. Ora vi ho dato una cartuccia per fagiana estiva e ve ne devo dare la prossima volta, ne darò una invernale con l'MB per 32. Quindi abbiate la pazienza di aspettare una settimana e ci rivedremo. Un grande saluto, ciao!